Allora, buongiorno, sono qua nel mio orto, sono molto cotta. Ho fatto 3 ore stamattina, sono arrivata tardi, alle 8:30. Meglio quando vengo alle 6:30 o alle 7 perché c'è comunque molto più fresco. Allora, vi faccio vedere. Lì c'è il mio carciofo doppio. E in realtà oggi faccio questo video per riflettere un po' assieme. Prima parlavo con il proprietario qua del terreno che stava così chiacchierando mentre io stavo gestendo la lombricompostiera, oggi l'ho sistemata un po' e mi prendeva un po' in giro con il vicino di orto, un vicino nuovo che non conosco, nuovo nel senso di una parte che non avevo ancora visto. E che mi raccontava di un ragazzo che fa biodinamica e quindi era tutto interessato un po'. Ecco, la descrizione del mio orto da parte del proprietario è stato che è un gran casino. Devo dire che nonostante io sono convinta e anche stoica rispetto alla tecnica di agricoltura naturale, ci sono rimasta un po' male. Quindi rifletto sul perché mi debba far condizionare. Allora, questo è il mio gran casino. In questo momento in questo bancale ci sono zucche, pomodori, qualche peperone. Fa molto caldo, quindi ci saranno già 34-35 gradi. Tanti fiori, ho aggiunto del tagete. E qua invece, ad esempio, abbiamo dei fagiolini, abbiamo delle bietole da taglio, pochi pomodori. E in quest'altro invece abbiamo, ad esempio, pomodori, zucchini e bietole da taglio, qualche fagiolino, del mais, agli, beh, agli cipolle non le ho neanche considerate, le do per scontato. Qua vabbè c'è un po' di caos dovuto al fatto che ho tagliuzzato delle cose e le sto lasciando da compostare. Anche qua mi hanno tolto tutte le fave, quindi aglio e cipolle, ho cominciato a raccogliere qualche cipolla, pomodoro, zucchini, bietole, insomma, solite cose che vedete nei video. Quindi oggi che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto ancora le ultime piante di zucchino perché non ne ho a sufficienza. Ho aggiunto qualche porro estivo. Non li ho mai messi i porro estivi, ho provato a metterli, ma proprio pochi, 9. E poi cosa ho aggiunto? Dei peperoni. Basta. Quindi c'è un bel vento in questo momento. Sì, ho già aggiunto tanti fiori, vero? Tanti taggetti. Li svendevano a 50 centesimi, per cui ne ho presi parecchio. Vi faccio fare un giro veloce nell'altro orto, che diciamo è quello un po' più umido, un po' più biodiversificato. Giro. Eccolo. Come vedete, qua c'è molta più biodiversità. Naturalmente sta cambiando a seconda del momento, le fave sono finite, devo togliere le ultime. C'è la voragine che è crollata perché era talmente piena. Adesso la lasciamo per gli impollinatori. Le insalate stanno tutte montando, c'era ancora un po' di rucola, ci sono quelle nuove, ci sono moltissimi fiori. E qua in mezzo ci sono degli zucchini, dei pomodori. Soprattutto zucchine, pomodori e basilico e qualche barbabietola lì in mezzo. Mentre qua c'è qualche zucchino con il masuglio di fave, qualche carota e insalate sono andate a fiore. I miei girasoli che stanno per ombreggiare, anche qua ci sono dei peperoni. Peperoni in mezzo al tagete e alle zinnie. Qualche zucchino, ma qua fa più fatica. Laggiù in fondo, dove ci sono i girasoli e l'alcea o altea, non so, quella pianta rosa, ci sono delle piccole angurie e dei meloni. E invece lì abbiamo il tripudio di pepe d'acqua, il fiordalisi. E in mezzo, vabbè, qua abbiamo tutte le insalate che stanno andando a fiore. Ho raccolto le ultime bietole stamattina. Gli spinaci andati a fiore, in mezzo ci sono le fragole. Adesso cercherò di capire cosa mettere lì. Volevo in realtà far andare assieme il pepe d'acqua perché così lo raccolgo e poi ci metto magari
poi dei cavoli in quella parte lì, insomma. Il sedano è bellissimo, l'ho raccolto anche stamattina, ho cominciato a raccoglierlo anche se mi dispiace, dove manca l'ho raccolto. Le bietole stanno finendo, le ho raccolte prima, qualcuna si è un po' intaccata, ci sono le fragole lì in mezzo, qualcosa ho mangiato stamattina, matureranno. Qua proprio tripudio di pepe d'acqua, ma se non metto altro lascio radicare col pepe d'acqua. Tantissimo tagete qua in salata che poi non ho raccolto, è andata a fiore. E in mezzo c'è qualche piantino di cavolo nero. E deciderò qua che cosa mettere. Insomma, è più un orto giardino qua. Se no poi c'è troppa roba. Magari seminerò ancora dei fagiolini quando tolgo il pepe d'acqua, sicuramente. Il tagete quest'anno è bellissimo, mi piace. Insomma, bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!